fatto così, ho aperto lo sportellino dove c'era la bombola, no? Ho appena aperto così, e mi ha acchiappato tutti i capelli. Sono cascato in terra lì, però ecco, mi sono ripreso subito, non è che sono rimasto. Una tragedia sfiorata nelle prime ore della mattina in questo borgo sopra Santa Maria Monte, in provincia di Pisa. Una perdita di gas dalla bombola e l'innesco di una colazione preparata come ogni giorno hanno provocato un'esplosione che ha causato il crollo del solaio. Ho messo il coso, il latte a bollire. Quale? Quella secca? Poi un po' fuori, poi sono ritornato dentro, mi sono messo a sedere a tavola, sentivo, Madonna, puzza di gas. E mi sono messo, poi c'era mia moglie, si lamentava, dice mio figliolo, dice no, dice, non è successo niente, non è niente. E poi Il solaio. invece è andato su, il solaio è partito, è andato proprio addosso a lei. Erano da poco passate le 8 quando la bombola è esplosa. Dentro casa i due nonni con il figlio e il nipotino. I due anziani sono rimasti feriti, lievi ustioni per lui, mentre la donna è stata portata all'ospedale di Cesarello per trauma cranico non con motivo e sospetta frattura dell'arto inferiore. Insomma, poteva essere una tragedia ben più grande. Alla fine si registra soltanto qualche lieve ferimento, ma la paura è stata veramente tanta. Ma che paura. Meglio non trovarci, sì. La casa è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco e la famiglia dovrà cercare una nuova sistemazione per i prossimi giorni. Noi tre, la mia mamma che dormiva su, è venuto giù il solaio sopra e l'ha schiacciata. L'immobile è stato dichiarato inagibile, quindi adesso Sì. troverete un'altra sistemazione. Sì, vengono a casa mia, tanto abito qui vicino, sicché non c'è problemi. Bella paura, immagino. quella sì, abbastanza.